Grazie alle ACLI, al Presidente, a tutti voi per avermi invitato a questo incontro. Sono felice perché abbiate scelto Firenze come luogo nel quale lanciare, come mi ha detto il Presidente, questo progetto di formazione o di aggiornamento, se volete, o di alta formazione, perché percorre il solco della mia città, di questa bellissima città, che è sempre stato rivolto alla formazione delle generazioni, fin da quando Cosimo de' Medici decise nella bellissima villa Medicea di Careggi di riunire tutti i più grandi pensatori e filosofi del tempo, Marsilio Ficino, Pico della Mirandola e poi ovviamente tutta la scuola che da lì nacque, e per dare vita ad una, non è detto che non ci sia un Marsilio Ficino qui o comunque nelle scuole che si svolgono a Firenze, perché aveva necessità di legare l'azione al pensiero, e questo credo che sia sempre rimasto come un tratto della nostra città. Non a caso Firenze lo ricordo sempre, anche perché un lato poco conosciuto, non sufficientemente conosciuto, ha una rete di università impressionante, 45 università americane, una grande università cinese, l'Istituto Universitario Europeo che porta qui tutti i migliori giovani da tutti i paesi d'Europa, e la stessa Università di Firenze, l'Istituto di Cultura Francese, il British Institute, il Kunsthistorisches Institut del Max Planck, insomma una vera e propria città dell'intelligenza e della formazione, ed è uno degli aspetti di cui sono più orgoglioso. E mi fa molto piacere appunto che abbiate scelto Firenze, perché entrate in sintonia con questa vocazione, con questo spirito, con quest'anima della nostra città. Lo fate anche toccando temi molto concreti. Ho visto che questa mattina l'argomento tocca le comunità sostenibili e quindi l'idea della sostenibilità. Ho sentito l'ultima parte della relazione proprio sul tema della spesa degli enti locali. E infatti, come dici tu, io credo che la concretezza sia fondamentale nella visione politica, una visione in un'azione politica illuminata, ma è necessario che vi sia appunto anche visione, azione e visione. Giorgio Lapira, a cui voi dedicate questa scuola, diceva sempre: il sindaco di Firenze deve cambiare le lampadine e promuovere la pace nel mondo. Non credo che sia cambiato molto da allora. Tante cose di cui parlava Giorgio Lapira oggi sono incredibilmente attuali. Pensate soltanto al suo sforzo sul tema del Mediterraneo, per dirvi quanto oggi Mediterraneo, quel lago di Tiberiade, come diceva il sindaco Santo, sia cruciale in tutti gli aspetti che riguardano la stabilizzazione degli equilibri politici, geografici, mondiali. E quindi cambiare lampadine e promuovere la pace nel mondo. Io non trovo nulla di noioso nel parlare con i miei cittadini di qualche buca o di qualche marciapiede da rimettere, perché per loro è importante. Perché per un cittadino la qualità della vita si misura anche dalle piccole cose. Per una signora anziana che magari ogni mattina percorre la stessa strada, lo stesso marciapiede per andare da casa sua a trovare suo figlio, sapere che in quel marciapiede ci sono buche nelle quali rischia di cadere ogni volta, ogni mattina con il suo bastone precaria, quella buca conta molto di più di quello che può contare per me. Credo che il segreto, se il segreto è di buon senso per fare bene il sindaco, è sapersi sempre mettere nei panni della persona che ha di fronte. È uno sforzo immane. Infatti certi sindaci finiti 5 anni mollano subito, gettano una spugna, non ce la fanno neanche a candidarsi per il secondo mandato. Ma anche perché è un mestiere molto difficile e faticoso, per quanto davvero molto gratificante. Quindi dietro quella azione di cambiare la lampadina, o oggi si direbbe di rimettere a posto una buca, c'è in realtà una dimensione umana, un rapporto con il cittadino, c'è un atteggiamento di responsabilità e c'è anche un senso di comunità, perché progettare una città, cambiarla, trasformarla, credo debba essere il primo modo con il quale coinvolgere la comunità.
Ma governare una città, soprattutto città importanti come Firenze, città conosciuta in tutto il mondo, il cui nome evoca storia, cultura, progresso civile, umano, pensate che qui è stata votata la prima legge nella storia dell'umanità che abolisce la pena di morte. Ecco, vuol dire anche farsi carico di grandi sfide civili, umane, internazionali. Questo vale per Firenze, ma può valere per tante altre importanti città italiane. E quindi credo che le due cose stiano insieme. Le piccole azioni di vita quotidiana, i piccoli interventi che riguardano la nostra città, i servizi, la pulizia, la scuola, l'assistenza agli anziani, il verde pubblico, devono essere, a mio avviso, inanellate in una visione. Tutto quello che fai nel quotidiano deve essere la derivazione di una visione che tu hai della tua comunità e in generale del mondo. Ecco, io trovo che la parola sostenibilità sia una buona chiave di lettura di questa visione. Se io ho una visione del mondo nella quale mi pongo come obiettivo un progresso sostenibile, che passi da una ridistribuzione delle ricchezze, da una corresponsabilità dei popoli e delle nazioni nel governo del globo, da un'attenzione verso le nuove generazioni, a non sprecare le risorse per lasciare alle generazioni appunto più risorse di quante non ne abbiamo. Ecco, se io ho questa visione del mondo, allora automaticamente la devo tradurre sulla mia città. E nel tradurla sulla mia città, su quella visione baso le piccole azioni. Quindi cosa significa oggi sostenibilità? Sostenibilità non è una parola che si possa relegare solo al mondo dell'ambiente. Per tanto tempo noi abbiamo concepito per sostenibilità un qualcosa che si riferisse alle politiche ambientali, cambiamento climatico, l'inquinamento, il buco dell'ozono, l'innalzamento della temperatura. In realtà oggi sostenibilità è un concetto che attraversa tutte le politiche pubbliche e in generale attraversa appunto la vita della comunità. E quindi se io oggi mi pongo come obiettivo, dal punto di vista ambientale prima di tutto, la sostenibilità della vita sulla Terra, significa che nel mio piccolo devo fare delle azioni conseguenti. A Firenze, ad esempio, abbiamo deciso di investire su un piano della mobilità elettrica in modo massiccio, incisivo. Se noi dobbiamo diminuire l'emissione di smog, di PM10 nella nostra area, quindi apportare il nostro piccolo contributo ad una strategia generale contro il cambiamento climatico e l'innalzamento della temperatura, dobbiamo fare la nostra parte. E allora ci siamo detti, puntiamo sulla mobilità elettrica. 3 anni fa abbiamo fatto un grande investimento per installare colonnine di ricarica elettrica. Oggi, a distanza di 3 anni, siamo la prima città italiana per numero di colonnine di ricarica. Ne abbiamo una ogni 1000 abitanti. Sono quella infrastruttura che serve a incentivare l'uso del veicolo elettrico. E giustamente, se voi comprate una macchina elettrica, il primo problema che avete è dove la ricarico? E non basta appunto in questo caso lanciare così un'iniziativa sporadica, perché rischia di essere velleitaria a un autogol, come abbiamo visto tante volte, no? Si lanciano le macchine elettriche, poi però vengono lasciate da una parte, non si utilizzano più. Invece grazie a questa infrastrutturazione noi abbiamo incentivato molto l'uso del veicolo elettrico. Oggi nell'area metropolitana fiorentina abbiamo 4.000 veicoli elettrici. 3 mesi fa abbiamo lanciato la prima flotta di taxi elettrici, 70 taxi, tutti verdi, che girano per la città e utilizzano le cosiddette fast charge hub, cioè queste colonnine a ricarica rapida, 200 volt, con il quale poter ricaricare... Volt o watt? Scusate la mia ignoranza, ma sì. Volt, 200 volt. Watt misura la potenza. E consentono di ricaricare in un quarto d'ora un'automobile. E abbiamo lanciato questo obiettivo dei taxi elettrici. Abbiamo introdotto il car sharing elettrico.
come un'altra città, Milano, e stiamo lavorando anche su una upgrade nell'uso dell'energia, delle fonti alternative, una sperimentazione di scuola bus a idrogeno. Sul fronte delle infrastrutture abbiamo deciso di investire moltissimo sul trasporto pubblico e ci siamo dati l'obiettivo difficile ma raggiungibile di completare tutto il sistema tranviario della città. Avevamo una sola linea terminata nel 2009 e ora stiamo realizzando le linee 2 e 3, finiranno a febbraio. Poi cominceremo i lavori della linea 4, è la tranvia di superficie, che vuol dire anche in questo caso ridurre molto lo smog, l'inquinamento. Pensate che la linea 1 porta 13 milioni di passeggeri all'anno, il che significa 4.000 tonnellate di CO2 in meno all'anno e 2.000 veicoli che rimangono a casa ogni giorno. Con le linee 2 e 3 noi potremo quasi triplicare questo obiettivo. Quindi mobilità privata elettrica, servizio pubblico, vedi taxi elettrici, e trasporto pubblico elettrico con le tranvie. Un'azione di strategia che deve riguardare tutti i settori, perché se decidi di puntare su un obiettivo, questo lo devi affrontare da tutti i punti di vista, dalla mobilità privata fino al trasporto pubblico. Abbiamo messo in campo un'altra azione sul fronte della sostenibilità ambientale, e cioè quella dell'illuminazione a LED. Grazie a un progetto europeo che abbiamo vinto con 13 milioni di euro, stiamo cambiando tutte. A proposito di Giorgio Lapira, sto cercando di onorare il suo messaggio. Stiamo cambiando tutte le lampadine, Giorgio Lapira ci diceva di cambiare. 35.000, esatto, e che vuol dire anche appunto promuovere la pace nel mondo. 35.000 punti luce che trasformeremo da vecchie, stiamo già trasformando da vecchie lampadine a lampade a LED, che costano meno, fanno più luce e inquinano meno. Ecco, questo per darvi un po' l'idea del nostro impegno sul fronte del risparmio energetico e dello smog e cambiamento climatico. Potrei raccontarvi anche dell'investimento sulla raccolta differenziata. Ho visto che i comuni investono anche in spesa corrente molto sui rifiuti. Abbiamo oggi raggiunto il 57% di raccolta differenziata, come grande città è un risultato importante, vogliamo arrivare al 60% entro i prossimi 2 anni e credo che sia un obiettivo alla nostra portata. Ma la sostenibilità riguarda anche gli altri settori, come abbiamo detto, ad esempio il settore del sociale. C'è un tema di sostenibilità sociale, sì, che passa ad esempio attraverso il dato demografico prima di tutto. La prima domanda è: il nostro paese, l'Italia, sta perseguendo una politica sostenibile dal punto di vista demografico? No. Noi abbiamo raggiunto quest'anno il più basso livello di natalità dal dopoguerra, dalla seconda guerra mondiale ad oggi, 0,8%. È un dato bassissimo, è un dato che ci prospetta un paese che è destinato ad estinguersi, a morire, cioè un paese che ha un tasso di natalità di questo tipo è un paese che non ha futuro. Allora dobbiamo chiederci perché. Beh, sicuramente perché abbiamo anche un sistema legislativo e abbiamo in generale un sistema economico e sociale che non aiuta la donna. Non aiuta la donna nel conciliare il proprio ruolo di madre e quello di lavoratrice. E questo è il primo grande vero problema. Un sistema del genere quindi scarica tutta la responsabilità sul welfare familiare e quindi anche sulle donne, che spesso si sentono sole, devono fare sforzi immani e hanno paura, perché sentono su di loro la principale responsabilità. Per quanto noi babbi o mariti possiamo sforzarci, ma non basta, evidentemente. Accanto a questo credo che vi sia anche un aspetto, e forse andrebbe indagato meglio, un aspetto psicologico, culturale, sociale della nostra società, che è diventata più egoista. Ho
scrittore italiano nell'indagare questo aspetto, infatti faceva un esempio: come mai l'Italia, il dopoguerra, devastata, distrutta, sotto le macerie, aveva un ritmo demografico impressionante, faceva molti figli, in condizioni di povertà estrema. Oggi, l'Italia di oggi, che è 10 volte più ricca dell'Italia del 1945, invece ha un tasso di natalità che è impressionante. Non si può quindi solo evocare il dato economico, la condizione lavorativa, ma c'è un dato forse più profondo, cioè quello del sentimento di un paese, di cosa un paese sente, di quale missione una comunità di un paese intero sente su di sé, e anche di un egoismo materialista, latente, che ci porta a guardare con sempre meno coraggio, tenacia, ottimismo a certe scelte personali. Disattenzione verso le relazioni familiari, fragilità delle relazioni umane. Questo credo che sia un aspetto più difficile da indagare, più complesso, ma io sono convinto che esista anche questo aspetto. E allora questa sostenibilità demografica e sociale sta anche dentro una politica di un sindaco, di una città. Innanzitutto non dobbiamo considerare l'immigrazione come solo un problema. D'accordo, io sono il primo a dire che non possiamo accogliere tutto, sempre e tutti. E io non credo di fare un discorso di destra nel dire una cosa del genere, ma un discorso di buon senso, perché un'accoglienza deve essere fatta in un contesto di legalità e deve essere fatta appunto in un contesto di sostenibilità. Però va detto che in molti settori del paese, nord e sud, la presenza di immigrati è una presenza positiva. In certi lavori che oggi gli italiani non vogliono più svolgere, in certi ambiti economici, e anche nel tenere alto il livello demografico del paese. La presenza degli immigrati è l'unico fattore citato da tutte le statistiche che riesce, ci consente di mantenere appena l'equilibrio demografico. Si badi bene, dico una cosa scontata, però vale la pena dirlo: l'equilibrio, la sostenibilità demografica chiama in causa la sostenibilità economica del paese. Noi rischiamo di avere una forza lavoro attiva sempre più ridotta a fronte di un dispendio verso il sostentamento della popolazione anziana e dei pensionati che è oggettivamente matematicamente ogni anno crescente. E questo è sicuramente un aspetto cruciale. Quindi abbiamo tanti anziani o diversamente giovani e abbiamo sempre meno giovani. Firenze vive in modo quasi estremo questo dato. Considerate che nella nostra città abbiamo gli ultra 65enni che sono il doppio degli under 14. Un dato mai raggiunto in 100 anni. E ormai dal 1994 a Firenze il dato del rapporto tra morti e nati è un dato negativo, passivo, cioè da più di 30 anni, no, 20 anni. Questo significa per la città avere una prospettiva di lungo periodo molto difficile. Certo, da un lato positivo, perché si vive bene a Firenze. Firenze ha il più alto livello di aspettativa di vita della Toscana, che è la regione con il più alto livello di aspettativa di vita d'Italia, che è il paese insieme al Giappone col più alto livello di aspettativa di vita. Quindi si vive bene in Italia, in Toscana, a Firenze ancora di più. Però è chiaro che la spesa di un signore oltre 65 anni è 18, la spesa sociale sanitaria è 18 volte superiore a quella di un ragazzo di 18 anni. E quindi dobbiamo riuscire a far tornare i conti. Questo significa quindi fare politiche di incentivazione alla natalità. Noi abbiamo cominciato a spingere molto, ad esempio, sull'attrazione di giovani coppie, sul social housing. Abbiamo una grande caserma in città che vogliamo dedicare proprio a questo settore. Cerchiamo di mantenere i servizi, soprattutto per l'infanzia, a costo zero. È una spesa grande, è vero, però le scuole materne comunali a Firenze sono gratuite, non vi è né una tassa di iscrizione né una retta mensile.
non è così in molte altre grandi città italiane. Lo facciamo perché ci rendiamo conto che una coppia di giovani che ha un figlio, due figlie, comincia a spendere tanti soldi. E questo è un livello importante di sostentamento. Lo stesso vale poi ovviamente anche per gli anziani. Noi non dobbiamo considerare gli anziani solo come un peso. E non mi riferisco solo all'università dell'età libera, ma credo che la possibilità di coinvolgere la popolazione anziana nella vita attiva della città sia importante. Abbiamo cercato di aumentare i cosiddetti centri anziani, che sono centri in realtà di produzione, ricreazione culturale, dove si svolge molto volontariato. Ecco, il volontariato è un altro tema della sostenibilità delle nostre comunità. In Italia in generale, voi lo sapete meglio di me, abbiamo una rete straordinaria. A Firenze abbiamo circa 1500 tra associazioni di solidarietà e associazioni che lavorano sul volontariato. È una cifra impressionante. Il 15% dei fiorentini svolge abitualmente un'attività di volontariato. È un numero molto grande, su 400.000 abitanti sono più di 6.000 persone. Più di 60.000 persone, scusate. Credo che la rete di volontariato e di solidarietà sia un pezzo fondamentale di una politica della sostenibilità sociale. La sostenibilità riguarda poi anche la nostra economia, l'ambiente, la società, l'economia. Un grande economista cristiano, Edmondo Berselli, è morto qualche anno fa, in un libretto postumo sull'economia ha scritto una cosa che io trovo verissima, che credo possa mettere d'accordo tutti, da Landini fino a Berlusconi. Non so, Berlusconi non lo so, ma insomma lì vicino forse ci si arriva. E cioè che la crisi economica del 2007-2014 è nata per la finanziarizzazione dell'economia. Abbiamo smesso di mettere l'uomo al centro dell'economia, anzi l'uomo l'abbiamo messo a margine dell'economia. Abbiamo lasciato che fondi di investimento e banche comprassero aziende, fabbriche, mettessero a capo di questi gruppi industriali manager provenienti da una visione, da una cultura finanziaria e non industriale, e che alla fine dell'anno valutassero il rendimento delle fabbriche con una scheda e con dei numeri fatti di bilanci in attivo o in passivo, dove le persone, i dipendenti, i quadri, i dirigenti sono dei numeri, appunto, numeri da diminuire se le cose vanno male, cancellare se le cose vanno malissimo. Questa finanziarizzazione dell'economia ha messo l'uomo al margine dell'economia. L'uomo è un consumatore, è un numero in una fabbrica, l'uomo non è protagonista dell'economia. E questo credo che sia la grande sfida della sostenibilità economica, che tocca tre questioni. Primo, l'automatizzazione dei processi produttivi, la robotizzazione dell'economia. Questa è una sfida che è già in atto, non è che il futuro, stiamo parlando del presente. Si tratta quindi di ripensare i lavori, di inventare nuovi lavori, di dare agli uomini nuove professionalità perché si possa conciliare l'innovazione tecnologica con la presenza dell'uomo nei processi produttivi industriali. Il secondo punto, un rapporto con l'uomo nel consumo dei prodotti, che non sia basato su una funzione passiva del consumatore, ma che ci sia appunto un coinvolgimento delle comunità nei processi di produzione e di consumo. Pensiamo al consumo sostenibile, pensiamo al risparmio energetico, pensiamo anche al coinvolgimento delle comunità nei grandi processi di sviluppo industriale delle nostre aree. E la terza e ultima cosa è restituire forza all'industria e quindi promuovere nei governi del mondo delle politiche industriali. Io da sindaco dico sempre, nella mia esperienza ho toccato con mano cosa significa la finanziarizzazione dell'economia. L'ho visto ad esempio nella crisi di una fabbrica Seves. Era una grande fabbrica che produceva il vetro mattone. Eravamo leader nel mondo del vetro mattone. Avete presente spesso nei bagni? Vetro cemento. Eravamo leader italiani. In Italia l'azienda migliore era la Seves, che stava al Sodo, qui vicino. Il presidente dell'ACLI lo sa bene. Bene, da un giorno all'altro
la Seves è entrata in crisi. I gusti del mercato sono cambiati, le riviste di architettura promuovevano altri materiali, hanno fatto una serie di errori di gestione, sono entrati dentro i fondi di investimento. Da allora è cominciata la via crucis della città e mia, perché io ogni volta avevo davanti una persona che mi diceva: non sono in grado di decidere. Non c'è niente di peggio per un sindaco che vive la propria giornata con la regola del 10, ogni 10 minuti devi decidere qualcosa di importante. E avere di fronte uno che dice: non sono in grado di, il capo della fabbrica, cioè il sindaco che rappresenta la città, cioè il capo della fabbrica che ti prende delle decisioni. No, il capo della fabbrica dice: io non posso decidere, bisogna sentire l'amministratore delegato dell'area Europa Sud. Bene, vai dall'amministratore, io non lo so, bisogna sentire l'amministratore delegato mondo, vai dall'amministratore delegato mondo, io non lo so. Scopri poi in questo gioco di scatole che a decidere è il capo di una banca, di un gruppo di banche belga e di un fondo di investimenti svedese. E chi lo va a trovare sto fondo di investimenti svedese? Si perde quindi la dinamica concreta del rapporto umano che c'è nella dimensione economica, no? E bisogna invece ritornare a questo, bisogna rimettere l'uomo al centro dell'economia. Bisogna cominciare a parlare veramente di politica industriale e bisogna cominciare a dire che la finanza faccia la finanza. La finanza non può fare tutto nel mondo, non può fare tutto, perché così non funziona. Perché per definizione un fondo di investimento considera una fabbrica un investimento temporaneo, la prende, come avete presente i fiorai che ci vendono i fiori, no? Che giustamente li pompano a 1000 per farci trovare il fiore rigoglioso, perché poi quando paghiamo quei 20 euro, quella, poi la riportiamo a casa dopo qualche giorno, entriamo subito in crisi perché quel colore rigoglioso della pianta. Perché? Perché ovviamente tu dai concimi a 10.000 per pompare al massimo la resa di quella pianta nel momento in cui la devi vendere. Scusate il paragone, ma a volte la sensazione è che funzioni proprio così. Il fondo di investimento prende la fabbrica, la pompa al massimo con dei fertilizzanti che non sono quelli che ci vorrebbero in una crescita strutturale e naturale della fabbrica, per vendertela, perché per definizione un fondo di investimento non scommette tutto se stesso su quella fabbrica. Compra e rivende, compra e rivende. Allora ci rendiamo conto che con questa logica, se noi avremo sempre solo aziende e fabbriche che vengono comprate e rivendute continuamente, riempite di fertilizzanti per essere all'esterno belle, apparentemente vendibili, noi così svuotiamo tutto il sistema e la cultura della produzione industriale. Quindi i capitali devono tornare nelle fabbriche, e credo che questo riguardi, e chiudo, anche il mondo, le famiglie, le grandi famiglie italiane. Noi abbiamo questo grande aspetto in Italia dell'impresa familiare, che credo sia una ricchezza. Bene, certo, ci vogliono anche i manager, giusto, ma non dobbiamo smettere di guardare con interesse. I dati ci dicono che nelle grandi aziende guidate da famiglie le relazioni sindacali sono migliori, il livello della qualità del lavoro è migliore e anche le crisi aziendali vengono gestite meglio. Perché? Perché? Perché la famiglia porta dentro la vita di quella fabbrica, di quell'azienda, un valore aggiunto che è fatto di relazioni umane. Perché la famiglia guarda quella fabbrica come qualcosa di suo. Ecco quindi che si torna poi all'idea del bene comune, che si affianca al concetto di sostenibilità. Quella I Care che Don Milani ha scritto sulla parete della scuola e che la scorsa settimana Papa Francesco, che è venuto a pregare sulla sua tomba, ha ricordato. Ecco, la sostenibilità è dunque una chiave di lettura di tutti i grandi processi globali in tutti i settori. Vale per i capi di Stato e di Governo, ma vale a maggior ragione per le città. Attenzione, dico di più, anche qui mi aiuta ancora una volta Giorgio Lapira. Non c'è nessuna grande sfida internazionale, pensateci, che si possa vincere se non si parte dal basso e dalle città. Ditemene, citatemi qualunque grande tema internazionale. Cambiamento climatico? Dobbiamo cominciare dal modo con cui si muovono i cittadini.
Il terrorismo, dobbiamo cominciare dal modo con cui le nostre periferie vivono invece di diventare dei ghetti, lavoriamo sulle scuole, sull'educazione. Le diseguaglianze sociali, dobbiamo cominciare dal modo con cui noi facciamo vivere le comunità nelle nostre città, gli anziani con i giovani, diversi ceti sociali. Le crisi economiche, dobbiamo ripartire appunto da quella dimensione che c'è tra una comunità e una fabbrica. Giorgio La Pira scriveva: i regni passano, le città restano. È vero. Beirut è stata ricostruita 7 volte, Aleppo è stata distrutta, si rialzerà. Ma la cosa bella, a proposito della pace nel mondo, è che le città non hanno eserciti, i sindaci non hanno armi, le guerre le scatenano gli stati, mai le città, e quando le città le scatenavano era perché erano città-stato, appunto. Ma oggi le città sono operatrici di pace, sono i luoghi dove il futuro dell'umanità si costruisce, dove è vero che prendono corpo le grandi contraddizioni, i grandi problemi, ma sono anche i luoghi dove si trova una soluzione a quei problemi. Per questo io mi aspetto e spero che da parte dei governi vi sia più attenzione verso le comunità locali. Le città non possono essere solo delle mucche da cui mungere e prendere risorse. Se tu hai un'idea chiara di sistema paese, devi cominciare dalle città, è lì che tu devi cominciare a realizzare quella idea, qualunque sia l'ambito nel quale ti muovi. Questa sensibilità è molto scarsa, purtroppo. E anche qui vi racconto una mia esperienza personale. Abbiamo parlato, vi ho parlato un po' così a volo di rondine, di tanti aspetti. Ogni qualvolta io sono stato chiamato in un grande consesso internazionale a discutere di questi temi, non è stato in una sede politica, ma è stato a Città del Vaticano perché invitato dal Papa. 3 anni fa ho partecipato con altri 70 sindaci di tutto il mondo ad un incontro promosso dall'Accademia Pontificia e da Papa Francesco sul cambiamento climatico, una riflessione sulla enciclica Laudato Si. Ora il Papa chiama i sindaci di 70 città del mondo e dice: signori, oh, qui c'è un po' di problemi, bisogna cominciare a darci da fare. Il Papa non ha chiamato i ministri dell'ambiente di 70 paesi, non ha chiamato i capi di Stato e di Governo, non ha chiamato le multinazionali dei rifiuti, ha chiamato i sindaci, cioè ha chiamato le comunità a parlare di cosa? Del tema dei temi. Io mi aspettavo che dopo il Papa si desse una mossa, non so, Juncker, il Presidente della Commissione Europea, piuttosto che il Presidente del Consiglio, qualcun altro, no? Di qualunque paese. Niente. L'anno dopo vengo richiamato ad un altro di questi appuntamenti, di nuovo dal Papa. E infatti abbiamo parlato l'anno scorso del tema dei migranti. 100 sindaci di tutta Europa, da Tunisi a Dresda, da Londra a Barcellona, da Parigi ad Atene, da Beirut a Gerusalemme, 100 sindaci a ragionare del tema dei migranti. E la prima cosa che io ho detto, scusa, io ringrazio il Papa perché ci dà l'opportunità di parlare di queste cose, ma perché il Presidente della Commissione Europea non ci chiama? Perché non ci chiama il Presidente della Commissione Europea a ragionare di queste cose? Perché? Perché la politica non si rende conto di quanto siano necessarie le comunità locali. La politica pensa che dopo aver deciso una cosa a livello di vertice nel governo, poi hai votato la legge, il problema è risolto. Fatta una legge, risolto il problema. No, no. Anzi, dobbiamo un po' smetterla con questa cultura per cui se c'è un problema facciamo una legge. Se c'è un problema cominciamo ad affrontarlo. E cominciamo dalla vita reale, quotidiana, che si sviluppa nelle comunità, nei territori. Perché soltanto con un processo che parta dal basso verso l'alto noi possiamo dare delle risposte vere. Non con ricette astratte che vengono decise da 10 esperti e dai governi nazionali. Perché altrimenti ci troviamo come per il COP21, con Trump che esce e ti manda tutto all'aria. Ma se i sindaci delle città americane continuano a credere che il cambiamento climatico sia una sfida, a me Trump non fa paura, perché io so che questo andrà avanti.
Questo è il punto: tornare a dare forza alle comunità locali, restituire protagonismo alle città, perché, come diceva giustamente Giorgio Lapira, i regni passano ma le città restano, e le città per definizione non possono fare guerre, le città sono operatrici di pace. E anche quando le città vengono rase al suolo, io ho parlato con i sindaci di Aleppo, di Diyarbakir, di Herat, con cui peraltro Firenze collabora, le città si ricostruiscono sempre. E questo credo che sia la sfida alla quale dobbiamo guardare con fiducia. Molti di voi sono amministratori locali. Ecco, sappiate che il futuro dell'umanità è molto più nelle vostre mani di quanto non sia nel ministro di turno. Questa è la verità. È anche per questo che io ho scelto di lasciare l'esperienza di parlamentare e cimentarmi con quella di sindaco, perché è sicuramente più faticosa, ma mi dà più gratificazione, perché mi fa vivere a contatto con i cittadini, con la realtà, e mi fa capire meglio di tante altre situazioni dove bisogna andare. Non è facile, ma se teniamo presente questo concetto, se diamo fiducia alle amministrazioni locali, alle città, alle comunità, avremo sicuramente un paese migliore. Vi ringrazio molto.